E buonasera amici, bentornati. Innanzitutto bentornato Pierluigi Mulattieri, un abbraccione. Buonasera a tutti, bentornati anche a voi e con questo caldo vi lasceremo poi nelle prossime settimane il tempo di metabolizzare tutte le puntate che abbiamo fatto, di ascoltare tutte le, vi daremo poi anche online l'ora intera che abbiamo registrato, così oltre alle pillole vi guardate anche tutto il contesto, che magari se qualcuno che ha dei dubbi capisce meglio. Sì, c'è un po' il clima dell'ultimo giorno di scuola con i pro e i contro della cosa. Quindi... Esatto, io a questo punto entrerei nel vivo della serata. Abbiamo anche una piccola clip che utilizzeremo, qualcuno sui social l'ha già vista, che utilizzeremo come intro. Quindi a questo punto io mando la clip e poi ti do il via per la pillolona, l'ultima di questo ciclo dei sette chakra. Questa è l'ottava puntata alla Kundalini. Rieccoci. Allora, partiamo parlando di Kundalini. Che cos'è Kundalini? È l'energia vitale che muove l'essere umano. Ma non muove solo l'essere umano, muove tutto. Allora mi piace citare Dante, no? L'amore che muove il sole e le alte stelle. Questa energia che muove tutto, muove anche noi. Quindi questi nostri sette pianeti che frequenzano, che si muovono in frequenza e in armonia, creano una musica perfetta. Come avete visto nel video, la quinta perfetta. Questo suono, questo suono primordiale che genera la vita. Allora, se pensiamo, andiamo a prendere la fisica, possiamo parlare di onde o particelle. E quindi allora riprendiamo la fisica quantistica per spiegare questa materia, la materia che siamo noi. Come funzioniamo? In questi 6 mesi di lavoro che abbiamo fatto, abbiamo parlato di emozioni. Abbiamo parlato di organi. Ogni organo lavora su una frequenza, ogni organo è suscettibile a un'emozione. Se la nostra emozione non si esprime in modo puro, facciamo fatica a stare in quella risonanza perfetta che ci dà energia. E allora abbiamo visto cosa fa la rabbia, cosa fa il senso di colpa, cosa fa la vergogna, cosa fa il dolore, cosa fanno le bugie, cosa fanno le illusioni, cosa fanno gli attaccamenti. Ne abbiamo visti uno per ogni chakra. Ma ipoteticamente, una volta che noi abbiamo ripulito dai condizionamenti che noi abbiamo ricevuto i nostri chakra e siamo liberi di esprimere noi stessi, noi cominciamo a svegliare quello che noi realmente siamo. Un essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio, se volete, se vi piace questa definizione. Non ci inventiamo niente. C'è questa teoria, la teoria del comunque dei chakra, è tutta la base della medicina cinese sui nadi, c'è tutto quello che è Ida e Pingala, di tutto quello che è il buddismo tantrico, tutta quella che è la medicina cinese, e tutto quello che è l'Ayurveda, tutto quello che è la cultura orientale. Una cultura orientale che si basa sull'armonia dentro se stessi. Come la raccontavo prima, il gesto di spada del samurai rappresentava la perfezione del fiore del ciliegio. La perfezione di questo fiore perfetto che la natura ti poteva dare.
E quindi noi nasciamo perfetti, perché la natura ci dà la perfezione. Noi poi ci perdiamo. Ci perdiamo perché siamo cresciuti in una società che ci vuole addestrare a essere quello che la società vuole e ci vuole far rinunciare a quello che noi siamo. Quando noi siamo pieni della rabbia, soffre il nostro fegato. Quando noi siamo pieni dei condizionamenti, noi non riusciamo a esprimerci nell'amore. Ci hanno convinto e ci hanno continuamente detto che la nostra missione era lavorare. Non so se qualcuno si ritrova nella figura di nascere, andare a scuola, andare all'asilo, andare a scuola, andare a lavorare e poi andare in pensione e morire. Ecco, questa è un'idea di vita che non mi riguarda. È un'idea di vita dove probabilmente chi ha tutti i chakra sfasati, pieni di emozioni, dove loro non controllano le emozioni, probabilmente una visione di vita che c'è, ma non è la visione di vita che noi tendiamo. Noi tendiamo una visione di vita che è quella del risveglio dei simboli, dei 18 poteri dell'essere umano. Quello che voi avete visto nella mitologia dei santi, la levitazione, la lettura del pensiero, la bilocazione. Ecco, tutto questo che anche nel cattolicesimo viene raccontato si passa e passa per l'armonia di questa energia. Io l'ho chiamata energia vitale. Ha anche un altro nome, si chiama energia sessuale. È per questo che tante scuole di pensiero dicono: ragazzi, uscite dai condizionamenti della mente e ritornate a liberare l'istinto. Quell'istinto primordiale che è la vostra sessualità. Voi dovete imparare ad ascoltare quali sono i vostri desideri, quali sono le vostre pulsioni, come diceva Freud. Perché ogni pulsione negata crea un casino. Ma anche non solo la pulsione sessuale, ma anche solo la pulsione affettiva. Quello che noi desideriamo raccontare nell'altro. Abbiamo creato una mente umana che vuole raggiungere degli obiettivi egoici che sono contro l'essere umano. E quindi il gioco adesso, quei ragazzi, è deprogrammare, mettere in linea, togliere tutti i vostri traumi, tolvervi la rabbia, tolvervi i sensi di colpa. Non esiste niente di imperfetto in voi. Esiste qualcosa che non conoscete, avete visto qualcosa che giudicate. Ma paradossalmente, e questo capita spesso, quando le persone vengono per un discorso egoico perché vogliono fare un percorso, un po' quello che dicevamo prima, i percorsi di via della corrosione sono persone che vanno con la testa a fare determinati percorsi, non col cuore. E lì succede sempre il casino. Io devo stare in armonia tra la mia istanza logica e la mia istanza emotiva, perché quell'armonia, quell'equilibrio è quello che mi permette di vedere le cose come stanno, come sono. Quindi Ide Pingala, questa corrente, queste due navi che arrivano e si incrociano nel terzo occhio e si aprono nella corona verso l'esterno, portano energia dal basso del nostro corpo all'alto. Sono tante tecniche. Io prima, nella preapertura, stavo parlando che mi hanno insegnato a riallineare con le mani, ma anche a Reiki riallinea con le mani. Okay? Tantissime altre tecniche. Il riallineamento divino, cioè quella Dr. Pearl, la reconnection, sono tutte tecniche che tu puoi usare per riconnettere le persone con le mani. E anche qua però attenzione, bisogna stare attenti. Nelle altre puntate avevo anticipato una delle mie mosse di andare avanti con la psicologia, è che anche io ingenuamente all'inizio di questo percorso avevo preso quello che mi avevano insegnato, per me aveva funzionato, e io cercavo di aiutare gli altri. Lasciando, è un punto che poi ho imparato, quel punto là nero, io l'ho chiamata in alchimia, si chiama la nigredo. Non potete e non dovete, a mio avviso, entrare in pratiche energetiche senza aver fatto lavori sulla vostra psiche, perché altrimenti, e già possono succedere casini se avete fatto lavori, altrimenti la vostra mente non sta capendo quello che succede e va nella paura. E quando un cane, ripeto, sempre ha paura, morde. Ok? Lavorare con le energie è una cosa molto, molto, molto delicata. E visto che soprattutto la cultura tantrica lavora con Kundalini, è ancora molto più delicata. Io l'ho sempre detto a tutti negli ultimi anni, lasciate stare percorsi tantrici se non avete fatto un percorso psicologico a monte. Perché usare Kundalini, questi movimenti di energia che si muovono di botto,
senza che voi ne siete padroni, non è la passeggiata più bella del mondo. È un conto svegliare piano piano, cominciare a esserne padroni e arrivare a padroneggiare questa energia, ma sono percorsi estremamente delicati e richiedono soprattutto una preparazione di una mente non occidentale quasi. Io ho visto persone orientali e persone, anche nell'ultimo caso che avevo visto, sudamericane, con un approccio totalmente diverso, mentale, all'essere umano, scontrarsi con la mentalità occidentale e vivere dei propri veri disastri, delle proprie catastrofi interiori. E qualcuno c'è anche morto. Ok? Morto fisicamente. Perché per una persona che vota la sua vita al bene degli altri, sentirsi accusato di qualcosa che lui non ha fatto, perché ci sono delle proiezioni inconsce, che degli scarichi emozionali che uno usa, qualcuno col senso di colpa poi l'ha pagata con la vita. Magari sul piano ancora più elevato è un accordo tra le due anime per andarsene, su questo sono d'accordo. Però è capitato anche a me di sbagliare, di usare tecniche energetiche per cercare di aiutare le persone, ma queste persone non erano pronte, ok? Dopodiché l'università mi ha insegnato che certi lavori forse è meglio lasciarli stare e lavorare nella psicologia. Lavorare con un lavoro, che ve l'ho detto miliardi di volte, non fate da soli, se avete bisogno di essere aiutati andate in psicoterapia, magari avete bisogno di fare delle meditazioni che non richiedono psicoterapia, ma questo sono lavori molto delicati. Ok? Cioè, il fare tutti i lavori egoici, riuscire a portare Kundalini, mettendo che ce la fate, a settimo chakra di volontà egoica, vuol dire potenziare il vostro ego e passare centinaia e centinaia di vite poi a purificarlo. Quindi, ricordatevi bene anche nelle altre puntate che abbiamo fatto la differenza tra il vero sé e il falso sé. Errare su manis test, errare va bene, ci sta, perseverare diventa un po' più un casino, ok? Ma soprattutto cercare di capire dove è il cuore che muove la buona fede e gli errori ci stanno anche in buona fede e dove invece c'è questa voglia egoica della testa che vuole essere considerato bravo dal genitore. Io sì, mamma, guarda che sono bravo, vengo conto di te perché ti voglio riprocessare con quello che fai, però lo sto facendo di testa. Non deve essere una ferita che porta l'energia alla corona. Non vi dà la gola non ve lo fa passare. È inutile che ve la raccontate. Se c'è una ferita, l'energia si ferma qua, non passa. Per un meccanismo di autoprotezione. Perché una ferita che poi arriva qua è un casino. Vi rovina la veggenza, vi dà nell'illusione. E più potenziate l'illusione, peggio state. Ci sono tutti dei meccanismi di protezione. Se lasciate le cose in maniera naturale, se invece le forzate con la via della corrosione, ci possono essere grossi rischi. Ok? Quindi uno magari dice, io mi faccio tutte queste pratiche qua per impiegarci meno anni a arrivare al mio punto. Ma invece si può mettere anche delle vite. Non è per tutti così, perché se ci sono dei maestri ascesi che da un'altra dimensione vengono per ricominciare ad aiutare, loro hanno delle pratiche molto veloci. Sono in grado, ma perché loro non devono imparare, devono ricordare. E sono due momenti totalmente diversi. Per essere che cosa? Per sviluppare tutti i nostri corpi sottili. Quindi non solo corpo fisico, corpo mentale, corpo astrale, corpo di gloria, e tutti i corpi superiori che ci portano alla monade, quindi a riconoscere questo toroide. Se voi avete guardato il filmato nel verticale, non è più solo il concetto di un'energia che si muove dentro, ma poi questa energia si muove come se fosse un ovoide. È come se guardate il pianeta con le fasce di Van Allen, che c'è questo toroide, no? Che racchiude tutto il pianeta, ma noi siamo fatti uguali. E siamo in connessione, siamo anche noi un cerchio, un tondo, con ogni nostro chakra. Siamo un tondo che siamo in armonia con non solo con la pianeta Terra, ma con tutti gli altri pianeti. E così via via all'infinito. E quindi noi abbiamo con questa armonia la capacità di risvegliare la nostra capacità interiore di essere, di splendere e di portare in luce esattamente la nostra luce. Questo è quello che... Però, come dicevamo prima, è un'armonia. Non deve essere a tutti i costi. Perché se a tutti i costi, ragazzi, sto lavorando con la mente. È una ferita di non valere che io sto portando avanti.
e questo crea danni, può creare molti danni e non è facile poi andare a sistemare. Io parlavo stasera, ci sono veramente delle pratiche che richiedono intuizione. Se noi siamo in grado di intuire e di fare all'istante quello che è da fare, va bene. Se abbiamo paura, vuol dire che quella è una lezione che non è da prendere in questa vita, dobbiamo fare altro, dobbiamo magari tornare al punto di partenza, toglierci la paura e poi andare avanti. Voi pensate che sia un lavoro complesso? Non è un lavoro complesso di sveglio di Kundalini, è una cosa che anima fa da sé e lo fa in N vite. Se voi siete pronti, la cosa avviene, perché vi ricordo che voi siete nati pronti. Dovete togliere le barriere, le paure, i blocchi che non vi permettono di manifestare il vostro potenziale. Io so che nella community molte persone stanno vivendo dei momenti difficili, stanno vivendo le vere e proprie parti dentro se stessi. Ok? È difficile. Cioè, siamo andati in crisi tutti e più volte abbiamo parlato, però se noi vogliamo riscoprire quello che è la nostra missione e quella energia che è Kundalini, che ci darà l'energia per raggiungere la nostra missione, il nostro scopo, dobbiamo smettere di avere paura. Dobbiamo andare a vedere qual è il nostro trauma e avere il coraggio di fare quello che siamo venuti a fare. L'altra volta con il settimo chakra ve l'avevo detto. Il settimo chakra, quando tu lavori, il settimo chakra è quello che manda a tutto, può mandare tutto a quel paese. Nel cartone animato di Avatar, quando il maestro gli dice guarda che non riesci, se tu non lasci andare tutti gli attaccamenti, non riuscirai a padroneggiare questa energia. Perché ci vuole il cuore puro. Ci vuole un cuore che ha capito, non che si illude. Un cuore che è in grado di amare, non che si innamora. Ricordatevi chiara la differenza tra l'amore e l'innamoramento. Sono due cose totalmente diverse. L'innamoramento è il raggiungimento dei bisogni che sono legati all'ego, a non andare bene, al volere il riconoscimento dei genitori che non ce l'hanno mai dato. L'amore è amare. E anche qua c'è una sessualità totalmente diversa dalla sessualità di Kundalini, nell'amore e nel possedere. Risultati totalmente diversi. Uno c'è l'evoluzione dell'essere umano, nell'altro c'è la prigione dell'essere umano. È per quello che Kundalini è pericoloso. E nella via del buddismo, io ho visto questa in India, nella parte del buddismo, nell'alta India, nel basso Tibet, questa via del Buddha tantrico, che è la via della sessualità, ma è totalmente un'altra cosa rispetto a quello che avete visto nella vostra vita. È totalmente l'opposto, anzi, se non l'avete provato non sapete neanche immaginare che cos'è. Noi siamo degli esseri umani che nasciamo della sessualità e abbiamo un terrore e abbiamo il terrore di vivere il vero amore nella sessualità, perché Kundalini è un'arma potente, è un'arma che è in grado di distogliervi dall'illusione, di portarvi a vedere che cos'è veramente voi siete. Ma avete il coraggio di affrontarlo? È il cuore che ce l'ha questo coraggio, la mente no, la mente ha paura. Ma non considerate mai che voi dovete fare tutto in una vita. Ci possono essere N vite per fare questo lavoro. E, ad esempio, molte culture dicevano che ci vogliono almeno 108 vite. Ok? 100, almeno. Ma se tu vai negli sviluppi egoici perché hai voluto fare in fretta, poi te ne fai 200 per smaltire il karma. E quindi sono già diventate 308. In quanti millenni fai tu 308 vite sul pianeta Terra? Perché poi ne fai anche da altre parti, in dimensioni parallele, tutto un mondo un po' più complesso. Ma quando parliamo Kundalini, in quello che a me riguarda, nel ripristino della funzione esistenziale dell'essere umano, quindi ripristino della sua vera parte istintiva, riguarda molto la sessualità. Quindi dobbiamo toglierci dalle seghe mentali della sessualità, dobbiamo riprogrammare il cervello e accettare quello che per noi è una giusta sessualità. Okay? E anche qua, c'è chi ha energia 10 ed è giusto, che è energia 1 ed è giusto. C'è mio amico Luigi che l'altro giorno diceva guarda che se tu cambi alimentazione il tuo fuoco si abbassa e quindi anche la sessualità per te diventa meno importante. E io gli dico sì, posso anche fare questa tecnica e io magari starò meglio abbassando il mio fuoco. Ma facendo questa tecnica poi io ho compreso veramente quello che dovevo prendere o ho mollato con una scorciatoia? Ecco, quello che io consiglio a tutti,
anche commettere, tra virgolette, i vostri errori, ma col cuore. Avere anche il coraggio e l'umiltà di dire, ok, è sbagliato. Io una volta mi è stata richiesta una pratica di sblocco del settimo chakra, l'ho fatta, solamente che quando io ho appoggiato le mani per fare il ponte tra il primo chakra, che sta tra il perineo e l'ano, cioè proprio il perineo, state genitali maschili e femminili, e sugli uomini si fa sul cuore e sulle donne si fa sulla testa, perché gli uomini hanno il cuore indurito e le donne hanno il cervello troppo attivo, nel fare il ponte per spostare un'energia dall'altra, probabilmente la tensione, la botta di energia, questa qua si è spaventata e tutta una serie di robe che poi sono successe. Però qua il concetto è, mi dicono, ma non lo sapevi prima. No, che non lo sapevo prima. Quando mi è stata chiesta questa cosa, io non volevo farla, poi ho accettato di portare avanti questa tecnica, e quando mi sono trovato la potenza lì, ho detto, poi mi sono fermato, ok? Però, ragazzi, adesso lo so, prima no. Quindi sono questi anche gli errori in buona fede che una persona può fare, ok? In buona fede però lo fai una volta, ok? L'errore, ok? Due, comincia a essere meno buona fede, ok? Quindi tecniche, questioni delicate. Per quello che la via della sessualità buddica, quella del Buddha blu, è sempre stata una via segreta. È un po' anche per quello che, tra virgolette, anche molte scuole esoteriche sulla sessualità stavano un po' indietro. È un po' come le arti marziali. Le tecniche marziali, quindi quelle che possono uccidere, vengono insegnate solamente negli ultimi livelli e solo a persone che hanno dimostrato di padroneggiare l'energia. Questo è un po' la pericolosità e la potenza. Ricordatevi che la Kundalini è potente. È la cosa più potente che avete, tanto è vero che è l'unica energia che dà la vita. Per ora. Io ogni tanto me lo chiedono, no? Mi chiedo, ma era lì. Una volta in ipnosi avevo questa anima che era molto, molto dentro, nella sua parte profonda. Allora gli chiesi, ma è vero che è tutto dipende dalla sessualità? Dice sì. E gli ho detto, ma perché? Perché nasciamo da lì. Nasciamo da lì. Ok? Non possiamo noi prescindere. Allora ogni tanto mi chiedono, ma tutti quelli che nascono in provetta, che nascono da un processo diverso, ok? Come sarà? Ecco, io questo non l'ho mai provato, perché nella maggior parte degli esseri umani nasciamo tutti il vecchio metodo. Bisognerebbe vedere poi quelli che nascono in provetta, come sono tutti i meccanismi, quali sono i loro approcci, perché noi, la nostra parte istintiva, nasciamo da un orgasmo. E questo orgasmo ci produce energia. Questa energia poi noi ce la portiamo come memoria, che è la prosecuzione della specie. Ecco, non possiamo mai neanche dimenticare che in primis siamo animali. Ok? E noi possiamo schiacciare la nostra componente animale, ma se la schiacciamo, vi ricordo che i meccanismi di difesa sono nella parte animale, questi qua a un certo punto reagiscono e preservano il colpo. Quindi il rispetto della psiche, della logica va bene, ma rispetto anche dell'istinto. E noi dobbiamo togliere tutte le nostre paure, tutte quelle storture sociali che ci hanno detto che noi non andiamo bene, che le nostre pulsioni non vanno bene, che le cose che noi vogliamo fare, che ci piacciono, non vanno bene. Noi dobbiamo liberarci da tutti questi condizionamenti mentali che ci impediscono di vivere felice la nostra vita. Okay? E la liberazione, da un punto di vista, io porto avanti il concetto terapeutico, ma poi ognuno faccia con le meditazioni, faccia quello che vuole. Attenzione. Attenzione, perché è la questione delicata. Molte pratiche le sconsigliano, anche tantissimi maestri, tante pratiche le sconsigliano perché rischi di crearti problemi fisici molto seri. Ok? Quindi occhio anche alla via della corrosione. Se tu non sei pronto psicologicamente ad accettare un passaggio, ti può creare un danno che è pesante. Quindi passi lenti, continui, lentamente, un chakra alla volta, liberiamo, andiamo, testiamo e facciamo quello che ci fa stare bene. Ma come abbiamo detto prima, con la più grande naturalezza del mondo, senza andare a cercare il freddo fuori dal letto, come si dice dalle nostre parti. Quindi con tanta armonia e con tanto amore nel cuore. Questo è quello che porta a tutto questo lavoro sul chakra, lo sviluppo di Kundalini e a trovare veramente chi siete e qual è la vostra missione.
Ti do un bacione e ti abbraccio veramente tantissimo, anche a nome di tutta la chat, che è veramente entusiasta, stanno mandando cuoricini e ringraziano tantissimo. Non vi lasceremo Un soli. abbraccio a voi. Per i più fedeli, sappiate che nel gruppo Telegram siamo lì a rispondere sia io che il dottor Mulattieri, non H24, con calma, però poi rispondiamo lì al punto d'incontro. Quindi io vi auguro a tutti una buona ricerca interiore, buona evoluzione. Ci aggiorniamo a settembre con questo format. Quindi detto questo, un abbraccio, un grazie mille a tutti e sigla!